Qualche volta vorrei dirti che ti amo. Non ti sembra una parola troppo importante per definire una simpatia? Ma tu per me sei molto di più di una simpatia. Se fossimo soli ti lasceresti baciare. E tu che cosa dici? Io dico di sì. Buonasera, buonasera a tutti, da Video Line, Pacilio Art. Questa sera abbiamo l'onore e il piacere di avere qui con noi una donna eccezionale, straordinaria, grande attrice, scrittrice, Laura Efrigan, una donna conosciuta e affermata in tutta Italia per i suoi musicarelli degli anni 60 con Gianni Morandi, Bobby Solo, Caterina Caselli. Ciao Laura, è un onore e un piacere averti qui al Teatro Comunale di Casalnuovo per una serata di solidarietà per l'Africa. Cosa rappresenta per te l'Africa? L'Africa è stata una scoperta di quando ero già avanti con l'età, insomma. E oggi, sai, il cuore diventa più tenero invecchiando, e lì in Africa ho visto delle cose che non potete immaginare, perché anche qui ci sono bambini che hanno bisogno, famiglie che hanno bisogno, però non ci sono le capanne di fango, qualche medico c'è, una Croce Rossa c'è, lì non c'è veramente niente, niente di niente, solo il bush e queste capanne. E quindi io non potevo rimanere insensibile, mi sono data da fare e ormai da 10 anni faccio avanti e indietro, raccolgo soldi, vado lì, faccio un pozzo, mando bambini a scuola, tiro su un asilo, insomma faccio quello che posso. E questo ti fa un grande onore, perché tu sei una grande donna, una persona molto umile, una signora che dà esempio ai giovani, quindi i giovani dovrebbero prendere esempio da questa grande nobile donna che è Laura Efrigan. Laura, tu sei arrivata a Napoli, hai avuto una bellissima accoglienza qui nel Teatro Pasolini. Che impressione ti ha dato questa gente che si ricorda, è venuta per te perché si ricorda i tuoi musicarelli? Ma intanto devo dire che Napoli e logicamente anche i suoi dintorni, Napoli è un po' la città che mi ha tenuto sempre a battesimo. Io ho cominciato in teatro qui, in televisione qui, poi ho fatto i film a Napoli. Napoli proprio è una città che a me sta nel cuore. Anche perché sì, il primo film era con Bobby Solo ed era comunque qui a Napoli, poi gli altri. E poi la gente è calorosa, affettuosa, spiritosa. Sì. È un piacere, è sempre un piacere venire qui. Già io quando comincio a sentir parlare napoletano sto bene. Mi piace molto questo posto. Diciamo tutto, Napoli e dintorni, ecco. Napoli è bella, le isole, il mare, il sole, il Vesuvio. Grandi opere culturali, insomma, gli scavi di Pompei, di Ercolano, Pestum, insomma, c'è tutto, c'è cultura, tradizione, tutto. Laura, tu sei anche scrittrice, ultimamente è uscito, o sta per uscire un libro, L'Olmo e l'Edera. L'Olmo e l'Edera è già uscito, però c'è una nuova. La vita non ha età, che è il seguito, perché nell'Olmo e l'Edera raccontavo la storia della mia famiglia, che è una storia complicata, perché comunque il cognome Efrigan chiaramente non è un cognome italiano. Mio nonno era armeno, e proprio colgo l'occasione per dirlo: quest'anno, il 2015, è il centenario dell'olocausto che hanno subito gli armeni, 1,5 milioni di uomini, donne e bambini uccise, l'anno della memoria. E poi ci sarà anche il giorno della memoria, che è il 24 aprile, giorno in cui proprio è scoppiata la carneficina. E per questo devo dirlo con un piacere incredibile che Papa Francesco il giorno 12, quindi dopodomani, ha invitato gli armeni a una messa armena in San Pietro, e questo è un grande passo, è il primo Papa che ne parla in questi termini. Ok, allora tu stai parlando degli armeni, 1,5 milioni di persone uccise dai turchi, il genocidio, un crimine contro l'umanità, e tuo nonno è stato uno dei pochi fortunati che è riuscito a scampare a questo genocidio, si rifugiò a Venezia, all'isola di San Lazzaro. Sì, sì, nonno riuscì, era piccolino, ma riuscì lo stesso a scappare, e comunque qui in Italia sono stati accolti bene, anche perché la natura degli armeni non è una natura violenta, si sanno integrare bene e hanno trovato in Italia
Ma non solo in Italia, in Francia c'è una colonia di armeni grandissima, è quella più grande di tutti, è quella che c'è in America, perché poi gli armeni sanno districarsi in mille cose, sono stati dei grandi mercanti, sono stati dei grandi agricoltori, molte vigne, le vigne erano famose, e infatti io il 24 andò al comune di Alessandria, dove si comincia a fare un orto della pace, dove si comincia a piantare una vite, e chissà che insomma porti bene. Laura, è vero che gli armeni sono stati dei grandi commercianti e sono riusciti a fregare, che non c'è stato un turco che non è stato fregato da un armeno? Tu lo sai che queste minoranze che hanno questi destini, perché dall'inizio è da quando Roma andò a conquistare i parti, mise sotto l'Armenia, da secoli sempre in battaglia si acuiscono tutti quei sentimenti, quegli accorgimenti per cui cerchi di fregare il prossimo, ma non è che lo freghi rubandogli, è che loro hanno imparato a fare i tappeti che sono più belli di quelli dei turchi, loro hanno imparato a fare tante cose sempre meglio. Infatti c'è la favola che dice: per fare un armeno ci vogliono 7 genovesi e 7 ebrei. Ok, Laura, noi ti ringraziamo, ti diamo un in bocca al lupo, alla prossima, ciao Laura.